lei si aspettava, diciamo, un atteggiamento diverso dal Movimento 5 Stelle su queste politiche nella coalizione di governo? Beh, devono immediatamente mettere in campo un'azione che faccia capire qual è la linea del governo, perché finora la linea di Salvini è la linea di governo, come se fosse la linea di tutto il governo e del Presidente del Consiglio. Cioè, non vedo toni diversi. Il Presidente Fico ha preso posizioni diverse, il Presidente della Camera, ma nel governo la voce è quella di Salvini su questo, mi sembra molto chiaro. Ciò siamo molto preoccupati. Sindaco, ma si è preoccupato anche per Napoli? È possibile che anche una città accogliente come Napoli abbia una visione del genere? Io sono preoccupato per l'Italia. Napoli fa parte dell'Italia, quindi il vento brutto spira in tutta l'Italia. Però in questa città noi vogliamo dimostrare che tutte le persone, indipendentemente dall'origine, dalla provenienza, dal colore della pelle, dal ceto sociale, dalle ricchezze, vogliamo essere unite per i diritti, per i bisogni e contro ogni forma di violenza. Noi staremo sempre dalla parte delle vittime e soprattutto in questo momento vogliamo dire forte il messaggio contro il razzismo, perché il razzismo non esiste nel DNA di questa città. Non esiste per nulla e non deve mai esistere. Qui dobbiamo essere uniti a dare questo messaggio. Vogliamo tutti una città più sicura, no? Non è che la città è sicura, la vogliamo tutti. La vogliamo quelli che sono napoletani dall'inizio, quelli che lo vogliono diventare, quello che lo sono diventati dopo. Vogliamo tutti quanti una città più sicura. E siccome Salvini è ministro dell'interno, no? Invece di praticare politiche di razzismo, porti più mezzi in città per avere più sicurezza, ad esempio più donne e uomini delle forze di polizia. In modo che magari quello che è accaduto al nostro amico non sarebbe accaduto, come non sarebbe accaduto quello che è accaduto al nostro amico di via Firenze della farmacia. Noi siamo contro ogni forma di violenza, però oggi consentiteci, noi vogliamo stare vicino alle persone fragili, alle persone che secondo qualcuno loro rappresentano il pericolo per l'Italia. Guardateli in faccia, possono rappresentare queste persone il pericolo per l'Italia. Il pericolo per l'Italia sono i corrotti e i mafiosi. Questo è il pericolo per l'Italia. Perché sembra che qualcuno a livello nazionale si sia accorto di farsi. Sembra che voi il vostro sia l'edificio. Dicendo del problema. Lo sapete, lo facciamo tra mille difficoltà. E abbiamo anche nelle politiche della sicurezza urbana, molti di loro ci stanno dando una grande mano. Perché non è che chi è immigrato vuole una città insicura, una città violenta, deve finire anche questo messaggio. Anzi, noi siamo uniti contro la violenza, siamo uniti insieme, perché vogliamo una città più sicura, un Basto più sicuro, una Napoli più sicura. E lo faremo insieme, vinceremo anche questa sfida contro la violenza, insieme. Vinceremo! Grazie, okay, ciao.